Pier, però che auto porti sul tuo canale? Veramente sei scaduto, cioè porti la Ferrari 550 Maranello, ma c'è che auto è? Cioè questo è proprio un video tappabuchi perché ti mancava l'idea per un video. Intanto non è vero che non ho idee, questo non è un video tappabuchi, questo video è un video molto interessante su una Ferrari molto interessante. Perché questa auto è una coupé disegnata da Pininfarina, una delle ultime auto disegnate da questo grandissimo stilista che ha fatto la storia di Ferrari. E ovviamente un design molto da coupé dolce da Gran Turismo, senza dettagli aggressivissimi, perché lo possiamo vedere dalla calandra che è assolutamente tonda, cazzo, quando la vedremmo mai più una Ferrari con la calandra tonda, senza spigoli. Perfetta, pulita, elegante. La linea è da coupé. Sì, ok, l'esterno, il design, ti do ragione, è bella perché è filmata da Pininfarina. Pininfarina è un nome, una garanzia, però l'interno non mi puoi dire che è bello, dai, sembra una Fiat Tipo. Sì, hai ragione, gli interni sono tutta sta gran cosa, sono gli stessi interni Fiat tutti quanti, i dettagli e tutti quanti i pulsanti sono gli stessi Fiat, quindi le plastiche si sono appiccicose dopo neanche 2 anni, bisogna fare il trattamento all'interno ogni tot tempo, perché sennò è veramente un'auto diventa schifosa, tutti quanti gli assemblaggi sono delle Ferrari di quegli anni, non bellissimi, però comunque abbiamo altri materiali come per esempio le pelli di prima qualità e anche il metallo, gli strumenti, il tachimetro, il contagiri messe dietro il volante classico Ferrari di quell'epoca a 3 razze. Poi invece sulla plancia nel cruscotto abbiamo l'orologio, l'indicatore della benzina e l'indicatore della temperatura, tutti i comandi della radio, tutti gli altri comandi per i finestrini e anche le modalità di guida della vettura. Poi abbiamo l'aria condizionata e invece in basso abbiamo la leva del cambio, che potrebbe essere o manuale oppure i comandi del cambio automatico, e poi abbiamo il freno a mano. Il motore è il classico V12 aspirato Ferrari da 478 cavalli, scatta da 0 a 100 in 4,45 secondi e raggiunge la velocità massima di 300 km/h. Il prezzo di questa vettura varia, perché possiamo trovare degli esemplari con il cambio automatico anche a 100.000 euro, però ovviamente se vogliamo un'auto perfetta col cambio manuale, rigorosamente con pochi chilometri, andiamo a spendere anche 150-180.000 euro. Quindi che dire, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella di notifiche per rimanere sempre aggiornati, iscrivetevi anche alla mia pagina Instagram, il link lo lascio qua in descrizione, e quindi che dire, ciao ciao!